Ministro dell'Interno Piantedosi e il capo della Polizia Pisani a Trieste questa mattina hanno partecipato alla cerimonia del giuramento degli allievi agenti di Cesena, dove il centro addestramento è inagibile a causa dell'alluvione. Da Piantedosi e Pisani parole di incoraggiamento ai poliziotti e un monito: rispettate sempre la dignità umana. Andrea Saule. Il lancio del cappello, come da tradizione, e poi gli abbracci con i familiari venuti da lontano, le fotoricordo e addirittura tre proposte di matrimonio tra allievi. Piazza Unità è protagonista della cerimonia dei quasi 300 poliziotti della scuola di Cesena. A causa dell'alluvione in Romagna, hanno giurato a Trieste. Lo giurate voi? Una solidarietà, quella di Trieste e della sua scuola di polizia, apprezzata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In linea con la tradizione di questa città, che è molto bella, che noi abbiamo con molto piacere insomma, determinato questa accoglienza, questa ospitalità, perché Trieste è una città simbolica per l'unità d'Italia e quindi anche per una grande istituzione come la Polizia di Stato. Il ministro ha ricordato anche Pierluigi Rotta e Matteo Domenego, giovani poliziotti uccisi a poche centinaia di metri da questa piazza nel 2019. Sono esempi che devono essere tenuti sempre presenti per chi appunto come giovane leva comincia oggi insomma il proprio importante lavoro, quindi anche un lavoro che come testimonia in questo caso, insomma, porta anche talvolta al sacrificio della propria esistenza. Commosso ricordo anche del capo della polizia Vittorio Pisani nel corso dell'intervento davanti agli allievi del 220° corso. Durante la cerimonia, caratterizzata dal caldo e da alcuni malori, sia Pisani che il ministro Piantedosi hanno anche lanciato un monito ai giovani dopo i fatti di Verona. Non dimenticate che la gente guarderà come vi comporterete. Dovrete sempre avere il massimo rispetto della dignità umana di chi avrete di fronte, ha detto il primo, mentre il secondo ha sottolineato che chi tradisce questi valori semplicemente non è un poliziotto. Alla cerimonia erano presenti anche il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, il presidente della regione Massimiliano Fedriga e le autorità locali, con prefetti e sindaci.